Basta un gol di Bruno Elouazni al Chieti per battere il Matese e tornare alla vittoria. A differenza della prima parte di stagione, ora è lo stadio Angelini l'alleato dei neroverdi, dove nel girone di ritorno non ha mai perso. Nell'undici iniziale teatino non c'è il capocannoniere Fabrizi, per lui stop di circa un mese. Lucarelli in prima linea si affida al matesino Doc Elouazni al rientrante Orlando. In porta torna Forti, sarà il protagonista assoluto del match. Sull'altra sponda Corrado Urbano conferma in blocco l'11 che ha pareggiato contro il Notaresco. All'Angelini si gioca davanti a circa 200 spettatori con una cinquantina provenienti da Piedimonte Matese, protagonisti nella ripresa con uno striscione per omaggiare la tifoseria neroverde. La gara, condizionata a lunghi tratti da una pioggia battente, regala subito al settimo il vantaggio neroverde proprio con l'ex di giornata. Bello il pallone con i giri giusti in verticale di Ventola per Elouazni, bravo con un tocco sotto a superare del giudice in uscita. Settimo centro in stagione per lui, secondo con il Chieti. La risposta verde-oro però non tarda ad arrivare. Bello il cross dalla destra di Tribelli, Galesio sale in cielo ma l'estremo di casa vola e con la manona nega il gol all'argentino. Al diciottesimo il Chieti prova a complicarsi la vita da sola. Bassini addomestica un pallone in aria ma scivola al momento del rinvio. Galesio appostato come un falco e nella circostanza troppo altruista e si vede bloccare l'assist per Napoletano da Forti. Spinge ora il Matese che protesta per una presunta trattenuta in area di Bassini su Galesio. Il numero 9 va giù ma il direttore di gara Gervasi di Cosenza fa proseguire. Prima del riposo ancora un'emozione di marca matesina. Tribelli in area domestica un pallone proveniente dalla destra e scarica un bel tiro verso la porta ma Forti si allunga e chiude ancora una volta la saracinesca. L'avvio di ripresa vede come nel primo tempo ancora protagonista il Matese e il suo uomo più pericoloso Luis Galesio. Il numero 9 su un cross proveniente dalla destra anticipa bene il difensore ma deve fare ancora una volta i conti con Forti che smanaccia e tiene a galla i suoi. La paura di veder sfumato questo risultato tiene il Chieti tutto arroccato in difesa, così Teatini rischiano ancora a metà tempo quando Congiu dagli sviluppi di un corner gira in porta ma è decisiva la deviazione di Capitan Mariani in angolo. Nel finale il Chieti non ha nessuna intenzione di forzare i ritmi e prova solo qualche sporadica ripartenza non finalizzata come Alcadi al 45esimo. Verna porta palla in campo aperto e serve Gaia a rimorchio ma il gioco è fermo per un dubbio fuorigioco e a nulla vale il gol messo a segno dal centrocampista. Al triplice fischio finale il Chieti può tirare un sospiro di sollievo per 3 punti di vitale importanza nel cammino verso la salvezza. Il Matese può invece ripartire dalla prestazione convincente. Sì, è stata una partita molto tosta perché loro sono una buona squadra e soprattutto su un campo oggi a piovuta era pesante. Noi dovevamo prendere un po' di fiducia perché domenica abbiamo perso una partita importante e oggi serviva solo dare una dimostrazione che siamo vivi, che stiamo bene e oggi volevamo vincere a tutti i costi, non importava chi c'era davanti, ma l'importante era vincere. Ecco, hai esultato in maniera moderata e ciò ti ha fatto onore contro i tuoi ex compagni. Tra l'altro c'è stata anche una manifestazione di gemellaggio spontaneo fra le due tifoserie. Sì, vabbè, io sono nato a Piedimonte e quindi era normale. Non nego che all'inizio sarei rimasto lì, ma c'erano un po' di problemi, quindi sono dovuto andare via. E sono contento di essere venuto qui, di aver dato un contributo sia prima, anche non avendo giocato tanto perché ho avuto qualche problemino, sia ora che sto iniziando a mettere minuti e a fare bene. E oggi sono molto molto felice, ma non per il gol. Per la vittoria, perché ci ha dato ossigeno, ci ha dato consapevolezza che possiamo continuare un grande campionato. Ecco, mister Urbano ha sottolineato la tua capacità di inserirti. Proprio oggi contro la tua ex squadra hai fatto gol proprio con questi inserimenti. Sì, diciamo che per me all'inizio non è stato un po' facile perché sono arrivato in una squadra già amalgamata che stava facendo... cioè non bene all'inizio, però quando sono arrivato ha iniziato a ingranare bene, facevamo gol, quindi è stato un po' difficile inserirmi, però piano piano ho lavorato, ho cercato di dare tutto me stesso anche in 5 minuti e sono contento dei frutti perché alla fine facendo questi gol, dando 4 punti alla squadra, sono molto orgoglioso e felice di aver dato questo contributo. Sicuramente sugli spalti c'è stato un bello spettacolo e penso che anche la mia squadra abbia offerto
Un ottimo calcio, un'ottima prestazione. Abbiamo preso gol a freddo dopo 6-7 minuti, se non erro. E poi dopo, secondo me, abbiamo creato tanto, anche oggi, come domenica scorsa. Alcune situazioni non ci sono state, non siamo stati fortunati in alcune situazioni, abbiamo il portiere in altre situazioni è stato bravo. Però ci ritroviamo in 3 giorni, 2 partite, secondo me, dove abbiamo fatto 2 ottime prestazioni, ci ritroviamo con un punto in classifica. I complimenti fa piacere prendere i complimenti, ma in questo momento credo che la cosa più importante sia fare i punti, perché la classifica è molto corta e purtroppo per noi oggi non ci siamo riusciti, ne abbiamo fatto soltanto una domenica scorsa, e ho detto ai ragazzi di non fine gara di non demoralizzarsi, perché se continuiamo a giocare in questo modo prima o poi il risultato ci premierà per quello che facciamo in campo.